TRK 502, la moto più venduta di Benelli, ma non solo, nel 2020 è stata la moto più venduta. È vero, alcuni dicono che se alla 1200 GS e BMW si sommassero anche le Adventures, slitterebbe in secondo posto, ma primo secondo poco cambia. Sicuramente il TRK rappresenta una delle novità più interessanti degli ultimi anni del panorama motociclistico. Un corpo da maxi su un motore di media cilindrata, un mix che forse poteva lasciare un po' perplessi, ma alla fine i numeri hanno decretato il successo della TRK. Noi abbiamo avuto in prova diversi giorni la versione X, quella più votata al fuoristrada, con ruote da 19 e altri accorgimenti per renderla sfruttabile al massimo in condizioni di off-road. E mentre la stavamo provando, la domanda era sempre quella: ma il successo di questa TRK può essere riconducibile solo al prezzo di vendita? Andiamo a scoprirlo! Cambiare uno dei più grandi successi degli ultimi anni? Solo un folle lo farebbe. Ed è proprio questo che probabilmente hanno pensato a Pesaro, quando c'è stata la necessità di adeguare i nuovi modelli alle normative Euro 5. E hanno così scelto di ridurre al minimo gli interventi la TRK 502, che nella versione 2021 è esteticamente invariata rispetto a quella del 2020. I cambiamenti si sono incentrati quasi esclusivamente nella zona motore. Lo scarico è stato dotato di nuovi catalizzatori, creando un sistema d'aria secondaria che permette al motore di raggiungere la temperatura d'esercizio in tempi più brevi. È adottata una nuova centralina di controllo motore per migliorarne l'erogazione. E infine è stata ridotta la rapportatura primaria. La TRK 502X condivide con la versione stradale il motore due cilindri in linea che offre una potenza di 47,6 cavalli a 8500 giri e un picco di coppia a 46 Nm a 6000 giri. La versione noi provata è la X, la versione Adventure della crossover della casa di Pesaro, con sospensione ed escursione maggiorata e ruote a raggi da 19 all'anteriore e 17 al posteriore, pensata per non farsi intimorire dalla mancanza d'asfalto sotto le ruote. Il look non passa inosservato, da sempre è uno dei punti di forza e uno dei motivi del successo della TRK, perché una moto può costare poco, essere comoda, avere una vocazione al viaggio, ma se poi non piace, difficilmente venderà. Questa Benelli non sembra una media cilindrata, l'aspetto richiama in tutto e per tutto le endure stradali di ben altra cilindrata e con altri costi. Questa TRK è dotata di leva, freno e frizioni regolabili, blocchetti al comando al manubrio retroilluminati, specchietti e manopoli impreziositi con il logo della moto, così come paramani realizzati in plastica ed alluminio e paramotore di serie. Una volta in sella, quello che colpisce di questa TRK è la comodità offerta dalla sella, ampia, ben imbottita, sia per il pilota che per il passeggero, anche se la seduta posta a 860 mm potrebbe creare qualche problema a chi è di statura inferiore al 1,70 m. Non è solo grossa e comoda, ma anche discretamente pesante. Da fermo gli oltre 235 kg si fanno sentire, anche se l'ampio angolo di sterzo di cui è dotata aiuta parecchio. Nel traffico urbano, nonostante le dimensioni, risulta comunque abbastanza agile, mentre è un treno o un'autostrada. La protezione offerta dal cupolino è al massimo livello. La posizione di guida è l'ideale per fare del mototurismo, anche se a 130 km/h si avvertono delle vibrazioni fastidiose localizzabili nella zona alle pedane e al manubrio. Si apprezza la bontà della ciclistica sul misto. La TRK con il suo telaio in tubi d'acciaio è precisa, stabile e anche divertente da guidare. La possente forcella all'anteriore da ben 50 mm, pur non essendo regolabile, lavora sempre al meglio, così come il mono posteriore. La frenata, affidata a un impianto con un doppio disco da 320 mm di diametro all'anteriore e al posteriore un disco di 260 mm, si dimostra pronta e reattiva durante l'uso cittadino tranquillo, mentre quando si alza il ritmo bisogna schiacciare per bene la leva per avere la risposta cercata. Quando si è in due e il ritmo si alza si sente la mancanza di qualche cavallo, ma questa Benelli non risulta mai fiacca. Il motore ha una erogazione costante, ottimamente supportato da cambio e frizioni. È vero, forse 48 cavalli sono un po' pochini, ma bene ricordarlo che se avesse qualche cavallo in più non potrebbe essere guidata da possessori potenti A2 ed è probabilmente questa l'asticella che bisogna fare riferimento quando si parla dei limiti di questa moto.
Quando ci si dimentica dell'asfalto per provarla su strade bianche, si apprezzano i pneumatici di primo equipaggiamento Metzeler Tourance da 110-70 all'anteriore e 150-70 posteriore, sempre sinceri nel comportamento, mentre la conformazione del serbatoio, che risulta ideale quando si viaggia, alzandosi in piedi sulle pedane non permette di stringerlo al meglio tra le gambe. In definitiva, una entry level con cui passare intere giornate in moto, attraversando confini geografici e politici. Il serbatoio di 20 litri, abbinato ad un dato di consumo che abbiamo rilevato in un ciclo misto di poco più di 4 litri ogni 100 km, assicura sotto quest'ottica un'ottima autonomia. La TRK502X è disponibile nelle colorazioni bianco e antracite e in edizione limitata giallo e viene proposta al prezzo che è rimasto invariato e che ha decretato il successo di questa moto, ossia di 5.990 euro. Eccoci di ritorno, ragazzi. Allora, abbiamo avuto in prova diversi giorni questo TRK e possiamo fare un piccolo bilancio di cosa ci è piaciuto, cosa ci ha lasciato perplesso e soprattutto rispondere alla domanda che ci siamo posti inizialmente. Il successo commerciale di questa moto è riconducibile solo a motivo di prezzo? Allora, cominciamo subito con dire che cosa ci è piaciuto. Innanzitutto, guardandola questa moto, il primo pensiero che va è quello del viaggio, del mototurismo, ed effettivamente per come è stata studiata, per come è stata progettata, la protezione aerodinamica e la comodità è il primo elemento che colpisce di questa moto. L'ottimo cupolino che ti protegge anche ad alte andature, il serbatoio che protegge bene le ginocchia, è vero, quando ti metti in piedi per fare un po' di off-road queste sporgenze danno un po' di fastidio, però ricordiamoci sempre che non è una moto studiata per fare dell'off-road e a meno che tu ti chiami Tony Bu, farci dei numeri su fuoristrada con questa moto la vedo un po' dura. Una moto pensata per fare dei lunghi viaggi ma con anche un bel sound, un bel suono, bello corposo, che è una delle cose che abbiamo apprezzato di questa TRK. Che cosa invece ci ha lasciato un po' perplessi? Beh, questa stazza, il peso comunque si fa sentire e nelle manovre da fermo abbiamo avuto qualche difficoltà. Personalmente, che io sono alto oltre 1,80 m, non ho avuto troppi problemi, anche se comunque il peso si fa sentire, però è indubbio che per le persone basse di statura possono avere più di un limite, anche se è vero che Benelli tra gli optional dà anche la possibilità di avere la sella ribassata. Un'altra cosa che abbiamo rilevato è che intorno ai 120-130 km/h si percepiscono delle vibrazioni a livello di pedane. Un'altra cosa che ci permettiamo di segnalare è che una bella cosa che ha fatto Benelli è quella di aver dato l'opzione di inserire dei pulsanti liberi all'interno del blocchetto manubri, e sarebbe stato bello se uno di questi fosse stato studiato per navigare all'interno delle informazioni della moto, cosa che invece bisogna fare schiacciando dei tasti posti sotto il display. Torniamo però alla domanda iniziale. Il successo di questa Benelli è solo un motivo di prezzo? Non è solo prezzo, è il rapporto qualità-prezzo di questa moto. Perché quello che offre questa moto, altre moto con un costo superiore, con una cavalleria superiore, di una cilindrata superiore, non lo offrono. Basta citare le leve regolabili, i blocchetti retroilluminati, l'ottima finitura e accostamento delle plastiche. Sebbene la stazza, l'estetica richiami in tutto e per tutto una Max Enduro, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di una moto di media cilindrata che possiamo definire una entry level, che anche il fatto di adottare questo motore con questa cavalleria permette anche ai possessori di patente A2 di poterla guidare e poter entrare nel fantastico mondo del mototurismo, di vivere le emozioni che solo il mototurismo è in grado di donare. Noi ci sentiamo di dire che uno dei motivi principali del successo di questa Benelli, oltre al prezzo, è l'accessibilità che questa moto dà a tanti motociclisti. Al pari di un usato o anche di uno scooterone, ci si può portare a casa una moto nuova dai costi di gestione davvero ridotti e soprattutto con dietro una casa che continua a lavorare su migliorare il prodotto e offrire sempre soluzioni che vadano a intercettare le esigenze del motociclista. Noi possiamo che fare complimenti a Benelli per il prodotto, ringraziarla per avercela data in uso
E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, mettete magari un like a questo video. Se avete delle curiosità o delle domande, scrivetele nei commenti. E concludiamo sempre dicendo che due ruote e una sella e la vita è più bella. Ciao!